Sì, non solo Seregno, un po' tutta la Brianza, sicuramente noi ci siamo guadagnati purtroppo le prime pagine dei giornali nazionali anche 72 ore fa. Ci ritroviamo oggi con un fenomeno che, al di là della definizione esatta dei meteorologi, di fatto ha avuto l'effetto di una piccola tromba d'aria qui nel quartiere Sant'Ambrogio. Qui siamo davanti a uno dei punti più critici con queste due palazzine. Adesso stiamo lavorando e sicuramente daremo sistemazione a tutti quelli che non potranno dormire nell'edificio qui dietro di me. Adesso vediamo se anche quello davanti. Qui cosa è successo? Qui è successo che la lamiera del tetto davanti è volata fino a lì, ha fatto i buchi che state vedendo, e per cui insomma qui la cosa più importante è che non ci sono feriti, non ci sono situazioni più gravi. Adesso, come venerdì, ci si rimbocca le maniche e si sistema tutto. Abbiamo tra l'altro una zona molto isolata di questo quartiere fino allo stadio. Anche allo stadio ci sono un po' di danni ingenti, alcuni alberi caduti sono di dimensioni impressionanti. È chiaro che è un fenomeno che ovviamente non è solo di Seregno e che ci deve fare interrogare, perché abbiamo visto scene che di solito siamo abituati a vedere ad altre latitudini, fenomeni che ci diciamo succedono, venerdì ci siamo detti succedono una o due volte al secolo, ce lo ridiciamo 72 ore dopo. È chiaro che ci sono un po' di azioni strutturali, diciamo così, che bisogna iniziare a prendere, non solo come Seregno, come Brianza, ma immagino come sistema paese. Danni anche ad altri tetti. Sì, danni anche ad altri tetti, adesso anche dalla palazzina qui davanti stiamo vedendo appunto l'agibilità o meno per la notte. Ovviamente comunque siamo al lavoro e sicuramente questa notte chiunque avrà un tetto che saremo in grado di garantire a chi avrà bisogno, questo non c'è il minimo dubbio. Piano piano sistemeremo tutto, certo, ripeto, sono giorni faticosi, ma questo non è un problema, però insomma qualcosa di strutturale a pensare tutti insieme, finita questa fase di emergenza, occorrerà.